poi la moto verso terra. Vedete la preparazione, perfetto, così, bravo. Questo sì che è un vero sogno. Fallo. È stato un vero e proprio spettacolo quello andato in scena nel fine settimana a Tolmezzo con la gara valida per il campionato italiano Trial. Protagonista assoluto di una competizione tecnica e selettiva, il pluricampione italiano Matteo Grattarola del gruppo sportivo Fiamme Oro, in sella alla spagnola Gas Gas. La tappa di Gioveno in... Thank you.
nazionali nella Junior B, terza piazza per Adam Kreiger del Moto3 Cardinal, che ha preceduto Eros Danelò, pilota di Enemunzo delle Fiamme Oro, al quarto posto. Mentre per quanto riguarda il pilota udinese Giacomo Brunisso, ha chiuso al sesto posto. Questa prova conclusiva sale, peccato no, peccato, peccato. Ragazzi, la prima faccia. Grande agilità, classe del marchiato spagnolo. Zona indoor era stata allestita vicino a Piazza Mazzini, nel cuore della cittadina carnica, attirando per l'intera giornata un numeroso pubblico, attento a seguire le evoluzioni dei piloti in gara, assaporando la suspense, il brivido e l'adrenalina che solo questa disciplina motoristica può trasmettere così da vicino. Quasi in alto, peccato, del resto dobbiamo rimarcare che questo forse è il tratto più insidioso della zona 10 e adesso arriva anche Francesco Morè che vuole vedere un... Promossa a pieni voti la regia organizzativa del motoclub carnico del neo presidente Emanuele Prisco, premiata dalla presenza di un numeroso pubblico di appassionati e curiosi, stimato in almeno 3.000 persone, giunti dal Triveneto, dall'Austria e dalla Slovenia. Avviato un nuovo progetto, la scuola di trial multimarca, nel quale tutte le case hanno potuto portare all'interno del nuovo gonfiabile le loro moto per poter essere visionate e provate dal numeroso pubblico. Le moto presenti erano modelli quali Cubert Trial, Electric Motion Escape, Beta Moto. Nelle moto per carico, durante la disparata della seconda gara del campionato italiano trial, con il presidente Prisco, supportato da Walter Marcon e da tutti i soci, c'è stata grande sorpresa.
soddisfazione per il risultato ottenuto da questa prima uscita. I bimbi, una volta fatta l'iscrizione e vestiti in sicurezza, hanno potuto provare le moto all'interno del percorso acquistato proprio per questo film e sono rimasti favorevolmente impressionati dalla bella iniziativa con il tech Fabio Piccinini, che ha potuto insegnare a loro le prime basi di guida.